La Proloco di Pazzano, l'associazione Ricomincio da Me e l'associazione Utopia presentano Festa del Grano, dal grano al pane, giovedì 1 agosto, convegno e proiezione del cortometraggio su San Giovanni Terestis, venerdì 2 agosto, Festa del Grano, tradizione e spiritualità, degustazione di prodotti tipici della tradizione rurale e musica etnofolk, 1 e 2 agosto, tutti a Pazzano per la Festa del Grano. Benvenuti, bentrovati, siamo a Pazzano, piazza 4 novembre, piena piazza davanti al municipio del paesino della Vallata dello Stellato. Sono in compagnia del collega Ugo Franco, siamo qui per la Festa del Grano che, a dire il vero, è cominciata ieri sera. Ugo, abbiamo assistito a un bellissimo convegno ieri. Buonasera a te intanto. Ciao a tutti, anche ai telespettatori. È stato veramente un convegno interessante, tu hai visto la partecipazione, una larga partecipazione, perché quest'anno, diciamo, questa festa si è spostata nel centro di Pazzano, della Vallata Stellato. Stilo e Bivongi sono venuti tutti a Pazzano per capire, per conoscere la storia di questo santo, di Santo Mietitore, di San Giovanni Terestis. Però prima di andare avanti ti volevo fare una domanda, Pino, ma Telemia, su Canale 76... Ah sì, siamo tornati su 76 proprio dalla giornata di oggi, ma vedi, non è importante tanto questo, sai perché? Perché noi ci cercano perché? Perché abbiamo un palinsesto completamente autoprodotto, cioè noi non mandiamo film, non mandiamo cartoni, abbiamo un telegiornale che è seguitissimo, così come la rassegna stampa, abbiamo dei programmi in prima serata di grande effetto d'attualità, come che so, Linea Aperta, Calabria Sud, lo stesso Radici che conduco io, insomma, tanta carne al fuoco. Ci cercano per questo motivo. Ascolta, ma non è un canale dove si passa, come dire, inosservati. Ci cercano. Tu hai visto che ci hanno fermato tante persone qua, ma non calabresi, persone che vivono in Alta Italia. Vabbè, io non sono abituato a vantarmi di quello No, però hai visto, ci hanno fermato e ci hanno io ho visto Pino Carella, quindi ci seguono, sai, anche sai, obiettivamente nel nostro territorio ormai noi siamo radicati da 30 anni, non un giorno. Nella regione Calabria un po' di meno, però cominciano a conoscerci perché noi ci occupiamo di tutto il territorio calabrese con i nostri inviati. Noi siamo quelli che forniamo più servizi alle altre TV, anche questo per i telegiornali non è una cosa semplice. Ma tu devi dire al nostro editore Giuseppe Mazzaferro che non solo in Italia, perché tu sai che questi sono paesi che hanno molti emigrati e attraverso Telemia conoscono veramente quello che succede nel territorio. Mazzaferro qualche giorno fa ha fatto un'intervista, l'hanno chiamato alle 5 del mattino dall'Australia per raccontare la televisione, perché conoscevano Telemia attraverso la mia persona. Io collaboro con una radio australiana ormai da 10 anni e quindi conoscono Telemia. Veniamo alla serata di oggi, che è meglio. Bentrovati nel 76, che è poi il nostro canale. In fondo sempre due numeri sono, 7 e 6, uno dietro l'altro. E allora, dicevo, della festa del grano che è legata al santo della Vallata dello Stellato, San Giovanni Terestis, santo mietitore, giusto? Per il miracolo. Il miracolo della mietitura. Per il miracolo che ha compiuto, e lo racconteremo da qui a poco in una scheda che manderemo qui. Ma perché siamo qui stasera? Uno, per raccontare quanto è accaduto ieri sera, un bellissimo convegno proprio sul santo, sulla vallata e su quello che è rimasto qui a livello monumentale e non solo. E poi c'è un percorso gastronomico molto interessante con il lancio di un piatto importante che è a pasta in casa del Minatore, si chiama così, ma poi ce lo diranno proprio le persone interessate. Cominciamo la serata, anzi vi voglio fare vedere una cosa prima di cominciare. Lo so, balleremo un po' con la telecamera, ma facciamo tutti in presa diretta. Anche questa è una caratteristica della nostra emittente, fare gli eventi in diretta. Siamo tra le poche TV che riescono ad andare in diretta da tutta la regione e non solo, perché l'abbiamo fatto anche da fuori regione più di una volta. Vedi la Beat di Milano, vedi anche il Vinitaly, vedi Santena e compagnia bella. Guardate questa piazza come è stata addobbata, guardate questi... Come si chiamano? Festoni? Non lo so, sono tutti fatti a mano all'uncinetto, signori. È una caratteristica straordinaria, tutti fatti a mano. E poi ovviamente il richiamo per
per la festa di oggi, che è il grano, che è il pane, e quanto vedete disposto all'interno della piazza. Magari poi nei dettagli, nei servizi filmati che manderemo dopo, capirete il perché. Vedete queste balle di fieno messe qui apposta, così come gli aggeggi che si utilizzavano, e qualcuno ancora li utilizza, non solo nell'agricoltura ma anche per fare il pane, come in questo caso riconosco qualche oggetto come amaiglia nel mio dialetto, la pala per infornare il pane, ma tanto altro, perché le balle di fieno sono state disposte, meglio paglia perché questa è paglia, disposte con varie forme, anche gli spaventapasseri che hanno una funzione importante. Qualche giorno fa ne abbiamo proprio trasmesso una festa in tal senso, proprio a Guardavalle, raccontando ancora il grano e anche gli spaventapasseri. E allora è il momento di entrare nella serata di oggi, Ugo, e lo faremo con questa scheda che racconta la storia importante ed imponente di questo santo, San Giovanni Terestis. Vita e miracoli del Santo Padre nostro Giovanni Terestis. Giovanni Terestis, un umile servo di Dio. La mia storia è una testimonianza di fede, speranza e miracoli. La mia vita iniziò nella splendida regione della Calabria, e precisamente nella città di Stilo. Ero figlio di genitori nobili e cristiani. Mio padre era l'arconte del casale di Crussano e la nostra famiglia viveva in pace e prosperità. Un giorno un'ombra oscura si abbatté su di noi. Dei barbari invasero la nostra terra, devastando città e villaggi. Mio padre fu brutalmente ucciso. E mia madre, incinta di me, fu presa schiava e condotta a Palermo, in Sicilia. Lì uno degli arconti musulmani la prese in moglie. Nonostante la prigionia, mia madre mi allevò nella disciplina e nell'ammonizione del Signore, cercando di mantenere viva la nostra fede cristiana. Mentre il mio patrigno cercava di inculcarmi i suoi costumi barbarici. Quando raggiunsi l'età di 14 anni, mia madre, con il cuore pieno di coraggio e amore, mi rivelò le nostre vere origini. Mi disse: «Figlio mio, questa non è la nostra patria. Sei il figlio di un nobile, e il tuo vero padre fu ucciso dai barbari in Calabria. Dobbiamo tornare alla nostra terra, dove potrai ricevere il battesimo e salvare la tua anima». Mi diede una piccola croce che aveva tenuto segretamente e mi benedisse con lacrime negli occhi. Determinato a seguire il suo consiglio, mi allontanai da mia madre e mi imbarcai verso la Calabria. Giunto a Stilo, gli abitanti, vedendomi vestito in abiti barbarici, mi scambiarono per un invasore e mi condussero dal vescovo Giovanni. Quando gli spiegai il mio desiderio di diventare cristiano, egli, per mettermi alla prova, mi disse: «Non puoi essere battezzato se prima non ti getti in una pentola di olio bollente». Senza esitare mi preparai a farlo, ma il vescovo, impressionato dalla mia fede, mi fermò e mi battezzò, dandomi il nome di Giovanni. Dopo il battesimo sentii il bisogno di dedicarmi completamente a Dio. Chiesi al vescovo il permesso di vivere in solitudine e preghiera. Mi recai presso un monastero sulle montagne della vicina Bivongi, dove incontrai i santi padri Ambrogio e Nicola. All'inizio, diffidenti, mi dissero: «Ritorna nel mondo, giovane, la nostra regola è troppo rigida per te».
ma io con umiltà e perseveranza li pregai di accogliermi, finché alla fine mi vestirono dell'abito monastico e mi insegnarono la regola del grande Basilio. In quel monastero ricordai le parole di mia madre riguardo ai tesori nascosti nel nostro palazzo distrutto. Con uno dei santi padri andai a cercarli. Li trovammo e li distribuimmo ai poveri, secondo il precetto del nostro grande padre Basilio. Questo atto di carità segnò l'inizio della mia vita monastica, dedicata al servizio degli altri. Spesso mi ritiravo in una spelonche, non lontano dal monastero, per pregare. Un giorno d'inverno, mentre ero lì, un nobile mi vide e si scandalizzò, pensando che mi stessi lavando per vanità. Subito fu colpito da un fuoco che gli divorava le viscere. Tornato a casa, si gettò ai piedi di sua madre, gridando di dolore. La madre, disperata, venne al monastero e chiese perdono per suo figlio. Io le diedi un vaso e le dissi: riempilo con l'acqua della spelonca e falla bere a tuo figlio. Subito il nobile guarì e, in segno di gratitudine, la sua famiglia donò un podere al monastero, che ancora oggi si chiama Piriton, Campo del Fuoco. Un altro miracolo avvenne durante la mietitura nel cuore del mese di giugno. Nella zona di Marone, vicino la terra di Monasterace, dove vi è un grosso castello dei Cavalieri di Cristo, andai nei campi di un nobile benefattore con una piccola borraccia di vino e una ciambella di pane. Venuto un fortissimo temporale, invitai i mietitori a ripararsi sotto due grandi querci. Offrì da mangiare e bere, e mentre tutti si saziarono, il cibo e il vino non diminuirono. Rasserenati, si addormentarono appoggiati ai piedi degli alberi. Dopo aver pregato, trovammo i campi già mietuti. I mietitori, increduli, raccontarono al loro padrone dell'aiuto divino ricevuto, e il nobile, riconoscendo il miracolo, donò quei terreni al monastero, guadagnandomi il soprannome di Terestis, il mietitore. Infine, un miracolo avvenne dopo la mia morte. Ruggero, figlio del re, affetto da un'ulcera inguaribile, venne a pregare sulla mia tomba. Con fede toccò il lembo della mia veste e subito guarì. In segno di gratitudine restaurò il monastero e donò numerosi fondi e possedimenti. Questa è la mia storia, una testimonianza della fede e della misericordia divina. Che tutti possano trovare ispirazione nella mia vita e nella grazia di Dio. Possa la mia storia portare speranza e fede a chiunque l'ascolti. Minuti, siamo in diretta da Pazzano, questo è l'ingresso del percorso curinario o villaggio, chiamatelo pure come volete. Vedete questa rappresentazione, era la festa del grano 2024, è la prima festa con tanto di spaventapasseri, ma il rullo dei tamburi vi induce a pensare qualcosa di interessante, e sono
sono i giganti che stanno dando spettacolo in piazza. Andiamo, vieni con me Maurizio, il nostro camera, Maurizio Nardi, che ringrazio. Balleremo ancora un po', però è giusto offrirvi lo spettacolo che è in atto. La gente sta affluendo piano piano e vi invito a venire perché c'è un venticello che decisamente vale la pena. Non c'è il caldo afoso delle marine, anche perché siamo a 400 metri sul livello del mare. Ecco i giganti di Taurianova. Proprio nel momento in cui ci siamo messi con la telecamera vicino hanno interrotto. Comunque i giganti li conoscete un po' tutti. E allora, prima di andare all'interno del percorso gastronomico, lanciamo l'intervista che abbiamo fatto a colei che ha organizzato questo evento insieme all'associazione Utopia, ovvero la presidente Verdiglione, giusto Teresa, mi pare. Verdiglione. Teresa Verdiglione, presidente della Prologo. Andiamo a sentire l'intervista realizzata ieri sera proprio su questa piazza durante quel convegno interessantissimo. Teresa Verdiglione, presidente della Prologo, beh, introduciamo questa festa, perché sono due serate. Sì. Oggi è la prima serata, introduciamo. Allora, stasera noi cominciamo con la prima serata. La prima serata sarà dedicata tutta al convegno. Il convegno inizia con una proiezione di un filmato che noi abbiamo fatto, che dura pochissimo, però che ci fa vedere tutta la vita di San Giovanni Terestis. Ecco, tra un po' lo vedrete in onda, voi che siamo collegati in diretta ovviamente. Sì, infatti la vita di San Giovanni Terestis, che noi proporremo stasera di fare San Giovanni Terestis il santo protettore della vallata dello Stilaro. Con questo intento facciamo questo convegno stasera. Infatti ci sono tutti le due chiese, ortodossa e cattolica, che parteciperanno questa sera al convegno, e quindi noi vogliamo fare questa proposta. C'è un parterre veramente molto 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 importante che parteciperanno, ci sono dei professori dell'Università di Catanzaro e di Cosenza, e quindi questa è per la prima serata. Domani sera invece cominceremo con i giganti. Per chi ci sta vedendo è stasera, perché siamo in diretta. Sì. Stasera ci saranno prima di tutto i giganti che verranno, i giganti di Taurianova che verranno qua ad allietare la serata, e poi ci saranno tanti stand, tutto con quello che si fa con la farina. Diciamo, avete preparato un piatto particolare? Sì, abbiamo preparato un piatto particolare proprio per mandarlo adesso in onda, per farlo conoscere. Abbiamo inventato il piatto a pasta di casa Dometituri, che sarebbe una pasta fatta in casa con il sugo fatto con le salsicce e le olive. Sono il sapore di un tempo. L'abbiamo fatta per noi l'altra sera, abbiamo assaggiato e siamo rimasti molto soddisfatti di questo piatto, e quindi lo proponiamo stasera e speriamo che sia un successo, e quindi lo proporremo anche negli altri anni. Grazie alla Presidente, avete capito che sono due giorni interessanti, siamo in diretta per la seconda giornata e quindi abbiamo introdotto, non ci resta che andare in mezzo al pubblico per sapere com'era questa pasta Dometeture. Allora, si è parlato della pasta del Dometeture, del mietitore, traduco per i non addetti ai lavori, io ho fatto un po' di confusione parlando di miniere, ma non sono del tutto estraneo, perché Pazzano un tempo era ricca di miniere. Io intanto vi voglio fare vedere questo bel quadretto che è stato realizzato con tanto di paglia e fieno, è una poltrona in atteggiamento amoroso di due, una bella coppia insomma, che si sta godendo in questo caso la sera, o il fresco di Pazzano, di giorno ovviamente era il sole. E invece questi sono uno degli elaborati, vedete, che sono stati fatti e appesi, che abbiamo notato prima. Vedete, questo è tutto, credo sia uncinetto, non sono esperto in materia, però credo intuire che è proprio questo. Ugo Franco, vieni con me che andiamo all'interno del percorso per andare a vedere a pasta Dometeture. Sì, a pasta Dometeture. Cosa ti aspetti?
La pasta della mietitura, guarda, è la pasta di casa, no? Che tutti ancora qui conservano, è una tradizione. Perché tu sai che anticamente solo questa pasta esisteva. La domanda te la posso fare? Io prima ho mangiato un gelato, tu pensi che se mangio la pasta mi fa male subito no, dopo? Assolutamente, questo ti fa bene. Questa è pasta, ecco, di casa, tu hai detto, fatta da mietitura. Però poi è entrata quella che chiamavano i nostri anziani la pasta di costa. La pasta di costa, sai cos'è la pasta di costa? Allora, facciamo una cosa, Ugo, per far capire meglio ai nostri telespettatori. Andiamo prima a vedere come fanno la pasta a mano, con le varie farine, e poi andiamo ad assaggiare quello che hanno fatto loro. Non è pasta di costa. Non è? Pasta di costa. Qua la chiamano pasta di costa, sai perché? Perché negli anni 60 la pasta di casa è stata un po' abbandonata, perché è subentrata la pasta di costa. E cos'è perché la pasta, la pasta di costa? Perché arrivava dalla costa, a Siderno arrivavano i mercantili con la pasta, e quindi ecco, ed è stata introdotta questa pasta. Ma stasera ci mangiamo quella della montagna. Andiamo. Tanto c'è la fila, vedete, per entrare al villaggio che vi descrivevo prima. Facciamo tutto in presa diretta, quindi amici telespettatori, abbiate un po' di pazienza se le immagini sono un pochino ballerine. Attesa, sì? Cosa intende gustare? La pasta in casa. Tutti per la pasta. Grazie. Di dov'è lei? Sono di qua, però di Torino. Ha emigrato a Torino? Sì. Quanti anni fa è emigrato? È emigrato, è andato via. Sì, sono andato via 50-60 anni fa, 55. È in emigrazione, infatti. Che fa a Torino? Impensionato adesso. Allora, prima che faceva? Impiegato in impresa edile. Impiegato? Impresa edile. Com'è ritornare qui a Pazzano? Ma io più o meno ci torno tutti gli anni qui a Pazzano, quindi. E ritrovare gli amici. È una bella festa amici, quella di stasera, una novità. Sì, questa è una novità. La signora invece, sua moglie? No? Sì. La moglie? Sì. Ma due parole me le deve dire, no? Lei è pure di Pazzano, signora. No, no, no. Di dov'è lei? Torino. Torino. Vi siete conosciuti a Torino allora, sì. Giusto? Sì, sì. Le origini venete. Ah, sì. Quindi. Però, ma che ha preso l'accento calabrese, l'ha trasformata. Andiamo all'interno, noi andiamo a peluccare prima per capire com'è sta pasta. E andiamo, vieni con me Maurizio, vieni. Andiamo all'interno del. Io l'ho chiamato villaggio perché dà quest'idea, è una delle due vie lunghe, il corso di Pazzano. E tanto vedete già comincia a esserci gente, non fa caldo e questa già è una bella notizia visto quanto abbiamo sopportato nei giorni precedenti. Qua è la fila per la pasta, però c'era una signora che la pasta la faceva al momento e noi andiamo a vederla, vediamo se, eh sì, è proprio là, intenta a fare la pasta. C'è già qualcuno che sta assaggiando, piccoli e grandi, vedete, che stanno mangiando questa pasta ad umete turi. Eccoci qua signora, siamo arrivati, siamo in diretta TV, okay. Lei ci deve spiegare tante cose, sì. Intanto i nomi di alcuni oggetti, quello che sta operando come si chiama? Allora, silenzio, questo è il filo che si fa la pasta. Praticamente, come si chiama? Uhilo si chiama. Sì, è una pianta che nasce su Monte Stelle. Mia mamma la raccoglieva su Monte Stelle, me la mandava a Torino e io facevo la pasta in casa. La cosa che mi piace di questo quadro, lo chiamo così, sono i bambini che imparano a filare la pasta. C'è chi fa forme come il pesce e compagnia bella. Perché non si deve perdere la tradizione. Allora gli ho detto venite, impastate la pasta. Bravi, bravi. C'è anche la farina e il grano, andiamo a vedere perché è particolare, giusto? È il grano che viene prodotto qui proprio a Stilo, sbaglio? Non lo so. Sì, 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 me l'ha detto prima che c'era. Un attimo solo. Abbiamo tutti gli alimenti, insomma gli elementi per poter ragionare su quanto che si chiama, che sono le spighe ancora ricolme, appena. Subito che sono state falciate, portate qui il frutto del raccolto, ovvero il grano, questo setaccio che si chiama crivo, come si chiama? Un crivo. Sono esperto in materia. Allora, che è un crivo? Perché se c'è qualche farfallina, qualcosa, quella la toglie, ok? E perché? Purità, okay. Certo, no, se è un setaccio sì. È normale che fa questa funzione. Senta, ma quanta pasta deve fare stasera? Allora, io non faccio la pasta stasera, la sto facendo, sto insegnando solo i bambini. Una dimostrazione. Okay. E poi i bambini pasta, quando vedono, sì, quando si devono sporcare le mani con la farina, sono sempre. Allora, gli voglio dire come si impasta la pasta.
praticamente la pasta si impasta, si fa acqua e farina, perché una volta era la pasta dei poveri, non si metteva l'uovo. Oggi, allora solo acqua e farina, e bisogna prenderla dura, se no non esce dal filo. Ecco. Non tutti sono capaci a fare questa pasta. Non è facile. Non è facile. Però loro sono bravi. Sì, bravi. Allora, questa qui per dire, hanno sbagliato, l'hanno fatta molle e non viene. Io l'ho impastata adesso e viene, perché io so, la so fare. La signora, abbiamo capito che aspetta, grazie. E allora, a questo punto, Ugo, guidami tu dove fanno la pasta. La pasta. Dovrebbe essere là, guarda. Dobbiamo andare a vedere cosa, chi e come è stata fatta la pasta. Buonasera, buonasera. Siamo gli intrusi della situazione. Intanto esce la pasta, vedete? Vediamo tutto in presa diretta. Allora vado da Teresa, perché è lei con cui ho interloquito ieri sera. Allora spieghiamo un po' questa pasta. Sì. È la presidente della Prologo, però. Sì. È la pasta, a pasta casa do metituri. Noi abbiamo fatto questo piatto quest'anno, abbiamo voluto proprio inventarlo. È il sugo, con salsicce e olive, come si usava una volta il sugo. Olive quelle verdi? Olive verdi, quindi sì, quelle sotto sale. Olive con betè. E olive con betè chiamiamo noi, sì. Allora, mi piace perché fate tutto nei cocci, come si faceva una volta. Sì, anche il sugo. Abbiamo fatto questo proprio perché, per ricreare l'atmosfera. E io mi devo complimentare per l'idea, perché è stata straordinaria. Vedo grazie. Un paese che si è, come rianimato, dire, popolato improvvisamente. Sì. E poi l'abbellimento della piazza, che è straordinario. Io ho avuto modo di sentire le persone che stanno arrivando e sono entusiasta di questa, vero, grande festa. Vero, complimenti. È vero, grazie. Abbiamo voluto rievocare proprio la festa del grano, proprio perché siamo in un periodo in cui veramente non c'è più la cultura di seminare il grano. Infatti, se voi guardate qua nel nostro circondario, quest'anno non ce n'è per niente. Per fare il nostro cortometraggio siamo dovuti andare a Guardavalle per poter fare le riprese, quando, come la mietitura e la trebbiatura. E quindi ci trovo veramente un anno. Io ti lascio, perché sennò la pasta scuoce, con una promessa, che torniamo per l'assaggio in diretta, dobbiamo farlo. Certo, perché certo. Dopo il gelato fa male la pasta? No, la pasta si mangia sempre. Perfetto. Grazie. Regia, facciamo una cosa, adesso mandiamo in onda un po' di storia. Ce la racconta Elia Fiorenza, che è stato sentito ieri sera dal nostro Ugo Franco. A voi, regia. Parlavamo con il presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, di quest'arte bizantina che è circondato San Giovanni Terestis. Ecco, lei ha una teoria tutta sua per quanto riguarda il monastero di San Giovanni Terestis, andando indietro nel tempo, andando intorno al 1100. Certo, allora, innanzitutto il monastero di San Giovanni, in origine da un ritrovamento di un codice greco, potrebbe essere il cosiddetto monastero di Santi Anargiri, di cui si è sempre parlato, dedicato ai Santi Cosma e Damiano, che dal 1101-1102 in poi viene reso noto col nome di San Giovanni Terestis, quindi dopo la morte di questo santo. Ecco, Elia Fiorenza, dicendo che questa è una teoria occidentale, la teoria orientale dice che lì il monastero nasce dopo San Giovanni Terestis, dopo il miracolo, eccetera, perché prima c'era solo il Nartece, dove c'erano Autolino e i familiari che tenevano questa, diciamo, una specie di cella. Certamente le proprietà era proprio di questa famiglia, anche se la presenza monastica nella vallata dello Stilaro è attestata già dal VI-VII secolo d.C. con l'arrivo di questi monaci, di questa popolazione che si sposta dalla Sicilia via via occupata dagli arabi, e quindi scappano dalle incursioni musulmane e trovano rifugio su questi monti. Certamente il monastero di Bivongi rappresenta un punto di incontro tra la Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente. Ricordiamo che poi, come lei dice, la parte del Nartece sta ad essere strutturata proprio sulla cosiddetta Via Grande, che collegava la parte dello Stilaro con i territori della Certosa di Serra San Bruno.
Eccoci tornati in diretta, l'alimento più importante, più imponente da sempre del ricavato del grano, oltre alla pasta ovviamente, quello primario, ovvero il pane. Il pane come si faceva un tempo, qui è prodotto proprio con il forno a legna, venga qui signora, la signora Passero, si chiama così, giusto? Passero, è giusto. Non Passerotto, Passero. Passero. Il famoso pane Passero, insomma. Questo è il forno dei passeri, il famoso pane del passero non lo definirei così. Da quanti anni fate il pane in casa? Veramente da quando mi sono sposata, cioè sono già 37 anni, mia suocera mi ci ha sempre messo alla prova per vedere se riusciamo a combatterla e ci sfidavamo. E da 37 anni che facciamo il pane. Ha vinto lei o la suocera alla fine? No, è il pensiero della suocera, perché i suoi insegnamenti sono stati essenziali. Ogni volta che impastiamo il pane, che facciamo il forno, arrivano le sue parole, le sue sagge parole. Il marito è qua? Sì. Sì. Allora, possiamo andare dentro? Riusciamo ad andare? Ci proviamo? Anche perché c'è il forno acceso, io adoro, fa caldissimo però, quando c'è il forno acceso attrae. Signor Passeri. Passero. 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 Voi stavolta passeri sono i figli passeri. Stiamo scherzando. Il nome, come ti chiami? Passaro. No, il nome. Il nome Antonio. Antonio, tu che fai? Accendi il forno? E in forno pure. Aiuto a mia moglie perché... Fai il fornaio proprio? Sì, cerchiamo di aiutarci a vicenda. I fraschi portaste tu? Sì. Sì. Allora, manca la cosa essenziale. Come promesso prima, io devo assaggiare il pane con l'olio, col sale e con l'origano. E c'è anche il peperoncino. No, quello no. Io non quello no. Non lo tollero. Abbiamo sia con il peperoncino che senza. Allora, io faccio l'assaggio in diretta, va bene? Dov'è? Fuori? Così respiriamo pure. Per la bellezza del forno non potevamo lasciarla così passare inosservato. Qual è quello senza peperoncino? Questo mi pare, giusto? Sì, perché vedo peperoncino, la vedo rosso, quindi evito. Alla prima del piccolo bocconcino, io vi assicuro che è buono perché sono stato furbo, io l'ho assaggiato prima, però prima di imboccare poi non posso parlare. Facciamo una cosa, io mangio e tu lanci l'intervista del sindaco di ieri sera. Ecco, mentre osserviamo Pino che sta gustando a pitta, buono. A pitta con l'olio, un po' di sale, un po' di origano, lanciamo quello che abbiamo realizzato ieri sera nel corso del convegno, il sindaco di Pazzano. Franco Valenti, sindaco di Pazzano, beh, una giornata io l'ho definita importante per, non solo per il paese di Pazzano ma per il comprensorio, anche perché si tende ad unire. Infatti noi stiamo con questa manifestazione, praticamente facciamo l'unione della vallata, diciamo, però questa ci porta ad entrare in una tematica più complessa, il turismo radici il turismo delle radici che è entrato in vigore, diciamo, nel 2024, dove si scoprono le radici dei nostri avi, cosa facevano, cosa non facevano, quindi praticamente portare gente che ad esempio che è all'estero, tipo Australia, Argentina o Nord Italia, che possono entrare a far parte di un contesto e capire le origini di come vivevano i loro nonni, i loro bisnonni, e quindi questo è un turismo che noi cerchiamo di affinare perché giustamente questo fa sì che tutta il comprensorio si avvale di questo, perché noi non conosciamo le nostre origini, le origini nostre che erano praticamente sia contadine sia diciamo la vallata dello Stiraro, anche a livello industriale, perché c'erano le miniere all'epoca. Quindi questo ci fa conoscere veramente il turismo come possa portare avanti una tematica relativa a tutte le attività che facevano i contadini del nostro. Quindi domani sera poi continua con l'esposizione, ad esempio stasera si porta avanti il grano com'era, e poi giustamente i derivati del grano, la farina, come si faceva il pane, come mangiavano i mietitori, e tutto questo è quello
che noi vogliamo far conoscere alle comunità. Ecco, ci sono, avete tanti tesori, tipo voi avete Montestella, San Giovanni Terestis, la Cattolica ovviamente, ne ho citati alcuni dei grandi monumenti che non solo stilo ma tutto il comprensorio ha, ma perché non si riesce a far decollare questo tipo di turismo? Magari manca un po' d'accoglienza, credo. Bravo, questo manca un'accoglienza e dobbiamo essere noi principali attori, quelli della politica, che i sindaci, che riusciamo a sfatare certi tabù, perché ci sono tabù ancora di campanilismo, di cose. Queste non servono, perché il campanilismo è una cosa individuale, noi dobbiamo lavorare sul collettivo e lavorando sul collettivo noi riusciamo a portare gente. Immaginate un percorso guidato in tutti i tre paesi. Perfetto, perché abbiamo dei monumenti qua, poi qua abbiamo San Giovanni Terestis, che uno, poi stilo con la Cattolica e con il paese, perché è uno dei borghi più belli d'Italia, e è il Monte Stella che collega, la storia dei minatori, interessante, sì, la questa sì, dobbiamo, e noi stiamo lavorando se riusciamo ad aprire una bocca di miniere per poter far vedere veramente la realtà di come vivevano i minatori all'epoca. Prodotto tipico di queste parti, ma non solo, tutta la Calabria, è l'impasto di farina con l'acqua, il sale, ci si mette il lievito e c'è chi mette pure le patate, ora lo scopriremo. Mi sto riferendo a zeppole, crespelle, chiamate come volete, ogni paese hanno un nome diverso, come in questo caso. Signora, venga qua un attimo, chi parla la signora, però non vi nascondete, sennò li prendiamo proprio nel lavoro, vediamo se riusciamo ad inquadrarli, vediamo un attimo, ecco, tutto cuoce qua. Allora, chi ha impastato? Assieme. Come l'avete fatta? Cosa mettete? La patata si mette o no? Sì, l'abbiamo quindi messa. C'è con la patata. Ma in che proporzione? Non lo so, non vediamo. Ogni chilo una patata. Ogni chilo una patata? E quindi una patata non. Una patata grande per ogni chilo, insomma. E lievito madre? Lievito di birra questo? Lievito di birra? Sì. Come si chiama, signora? Come vi chiamate? Io Aida. Aida, la famosa Aida. Aida Valle. Magari canta pure, no? Ma come no? Quando devo cantare canto. Ah sì? E ci accenna qualcosa? Faccio pure la soprano. Qualcosa, un piccolo. No. Siamo in diretta, signora, qualcosa. Aida, quanto sei bella. Rino Gaetano questo. Allora, dentro che ci mettete? L'acciuga, che mettete? Questo l'abbiamo detto, l'acciuga. E chi la vuole senza? Vedo che la produzione va avanti, perché qua è quello più gettonato. Quando vedono le zeppole le persone si avvicinano sempre. Comunque dall'aspetto sono buone, non c'è che dire. Sono buonissime. Adesso lo chiedo, Chi ha già preso le zeppole di voi? Qualcuno? Nessuno? Tutti se ne sono andati. Tutti in attesa. Sono tutti in attesa. Però ci sono alaci, che sono queste qua. Queste qua vanno impastate col vino, giusto? Mi dice la ricetta, signora. Ma la signora non parla, si è girata. Venga qua un attimo. Con le mani piene di farina, venga qua. Ma se le ha fatte lei, chi ce lo deve dire? Venga qua, venga un attimo qua. Dai, siamo in diretta TV. Come vi chiamate intanto? Lucia, la signora Lucia, come avete fatto alaci? Un chilo di farina, un bicchiere d'olio, un bicchiere di vino, un bicchiere d'acqua. Vino ci vuole bianco o rosso? Rosso lo mettiamo noi. Il colore proprio, sì. Lo prende per questo? Sì. Poi hanno una lievitazione questa? No, sono senza lievito, sì. Eppure mia mamma li faceva lievitare, non so perché, li metteva? Sì, tanti sì, li fanno. Poi si alzava la notte, quando nel piccolo tegamino che metteva l'acqua, metteva sta pasta, quando veniva a galla era pronta, qui. No, le zeppole non si fanno lievitare, si lievitano istantaneamente. Le alaci vanno lievitate, erano in quel modo. Questa invece no, è istantanea, quindi lievito di birra anche qua. No, senza lievito. Niente lievito, infatti qua non c'è lievito. Le fate in un procedimento diverso, vabbè. Io che faccio, Ugo? L'assaggio. Se l'assaggio lo devi lanciare tu il prossimo servizio. Ed è l'intervista che hai fatto tu proprio ieri con Alaci da noi, da voi Alaci. Dicevo, l'intervista che hai fatto proprio tu ieri con l'Accademia delle Belle Arti, con la direttrice. E andiamo con l'intervista, regia.
Allora, sicuramente il tema è molto significativo perché ha caratterizzato la storia del Mediterraneo, e parlare di grano stasera, di mietitura, di attività che hanno nel tempo specificato proprio il Mediterraneo, è fare cultura. E l'Accademia di Belle Arti è un luogo di formazione di cultura in cui le specificità dei territori diventano bellezza, poi diventano espressione artistica, manifestazione artistica, e quindi anche in questa prospettiva una attività come quella che avete organizzato qui stasera di valorizzazione di una tradizione nostra può diventare anche prospettiva per il futuro, perché anche le creazioni artistiche devono trarre ispirazione dall'antico, dalla tradizione, per caratterizzare ancora di più i territori. Poi questo della valorizzazione è un tema di cui io mi occupo anche in università da tanti anni, e i nostri territori hanno bisogno di trovare nuove forme di manifestarsi all'esterno, recuperando una tradizione antica, ma nello stesso tempo definendo dei percorsi di crescita per il futuro. Ecco, io penserei anche a San Giovanni Terestri, visto che parliamo di arte, perché San Giovanni Terestri è circondato di arte. Tutte le icone, tutti gli affreschi bizantini interessano molto questa arte nostra. Assolutamente sì, San Giovanni Terestri forse è uno dei luoghi più significativi della nostra cultura calabrese. Uno, perché è conservato nella sua monumentalità, no? Nella sua architettura, e la Calabria per le vicende dei terremoti, delle vicissitudini che ha avuto nel corso del tempo, difficilmente mantiene in elevato monumenti antichi. San Giovanni Terestri è uno di questi. E soprattutto l'apparato decorativo interno lo specifica e lo caratterizza, tanto da farne un attrattore di questo territorio, no? Noi abbiamo diversità su tutto il territorio regionale, e questo però del Regino Ionico si caratterizza per queste straordinarie realtà. Eccoci tornati in diretta, e abbiamo beccato in diretta. Com'è sta pasta? Com'è? Buonissima. Buona? Sì. Da dove viene lei? Francia. Addirittura, francese? Sì. Emigrato in Francia? Figlio di immigrato, sì. Viene sempre qui? Sì. La signora invece non parla italiano? Sì, capisce. Com'è la pasta, signore? Buona? È come il nervioso. Come? Nervigliosa. Meravigliosa, insomma, sì. È un piatto nuovo che fa, si richiama all'antico. Sì, mi ricordo dei nonni come fa la pasta. Questa sì, pasta di casa, dumetitura, la chiamano così. Sì. Lei è di Pazzano proprio, gli origini? Sì, i miei sì, tutti e due. Il dialetto lo parla o no? Sì. Dice qualcosa in dialetto pazzanese? Che io vi dico. Già, che io vi dico è una bella parola. Buon appetito. Grazie mille. Vi lasciamo gustare la pasta. Anche il vino è buono, eh? Bivongi, insomma, c'è il doc qua vicino, e quindi è naturale che il vino sia di ottima fattura. Allora, a questo punto parliamo di spiritualità, perché vieni qua Ugo, perché l'intervista l'hai realizzata tu, e quando si parla di San Giovanni Terestris, il richiamo principale al monastero che avete su a Bivongi, ma non solo, anche qui a Stilo. E tu hai intervistato Padre Nilo, avete un rapporto particolare con lui perché vi conoscete da tanti anni? Con Padre Nilo ci conosciamo dagli anni 90, perché è stato lui il promotore dell'arrivo degli ortodossi in Calabria nel 1994. È partito con Bivongi, adesso Padre Nilo cura l'altro monastero, San Giovanni Terestri il nuovo, perché devi sapere che a Bivongi si chiama San Giovanni Terestri il vecchio, che è del 1100, questo è postumo, quello di Stilo. E guarda, le reliquie di San Giovanni Terestri sono a Stilo, però quando c'è stata la visita di Bartolomeo I, il patriarca degli ortodossi a Bivongi, è stata concessa dall'allora vescovo Bregantini una rotola del santo, e si trova pure a Bivongi. Quindi oggi a Bivongi c'è la comunità ortodossa rumena, mentre a Stilo abbiamo la comunità ortodossa ucraina guidata proprio da Padre Nilo.
Ecco, se tu vuoi lanciare l'intervista con Padre Nilo. Sì, ma anche un'occasione di lanciare un'altra cosa, perché mi pare che c'è la funzione religiosa, no? Ogni domenica, credo. Ogni domenica, guarda. Sia in rumeno che in russo. Sì, anche in russo, perché tu sai, questi sono ucraini questi qua. E noi attraverso questa comunità ucraina, i monaci ucraini, viviamo quello che sta succedendo, vediamo arrivare tanti bambini dall'Ucraina, tante donne, perché i ragazzi non li mandano perché non possono uscire dall'Ucraina, quindi servono lì per fare soldato, difendere la loro patria. Però ti posso aggiungere che il monastero di Bivongia, il monastero di Silo, come monasteri ortodossi in Italia sono gli unici due monasteri, chiese ce ne sono tanti, però i monasteri sono unici. Grazie Ugo, allora a questo punto andiamo a sentire cosa ha detto Padre Nilo al microfono di Ugo Franco ieri sera. Ecco, Padre Nilo Vatopedino, neoterestino, da Stilo, monastero di San Giovanni Terzinuovo di Stilo. Qui stasera a Pazzano si parlerà di questo nostro santo della Vallata Stilaro e pare che ci sia l'intenzione di fare la proposta di elevarlo a santo della Vallata Stilaro, cioè una proposta che diciamo ci inorgoglisce, perché 10 anni fa, anche lei ricorda, avevamo lanciato questa proposta. Sì, io credo che sia un ventennio per l'esattezza, da quando è stata pure pubblicata questa richiesta, e noi certamente siamo gli ultimi arrivati, i monaci ortodossi, diciamo, anzi, per essere gli ultimi ritornati che arrivati, e abbiamo preso questa iniziativa perché ci siamo resi conto dalla spiritualità di questa vallata, che da Monasterace va a Serra San Bruno, che i due santi pilastri, Giovanni Terestis e Brunone di Colonia, così simili nell'ascetismo del X secolo, XI secolo, nel momento in cui si rompeva l'unità della Chiesa, questi asceti hanno santificato questa valle, e quindi il fatto che ci sia questa richiesta continua, ripetuta, ci ha portato a fare la festa dei santi calogeri, cioè dei santi che hanno abitato, e della maggioranza dei quali noi non sappiamo niente, come non si sa niente quasi, tranne quello che dicono alcune memorie dei primi compagni di San Brunone, tranne perché? Perché i santi antichi che vivevano nelle grotte, che vivevano come lì San Brunone al Laghetto o San Giovanni Terestis o nel monte del Consoli, anche qui fino a Montestella, che noi oggi chiamiamo Santa Maria della Scala, per fare capire che cosa, che per noi è un segno dei santi padri, che si veda di tutto quello che dovevano essere gli affreschi antichi solamente Santa Maria Egiziaca, cioè la santa che invita a cambiare vita. E questo è il messaggio di San Giovanni Terestis, e questo è il messaggio dei santi. E quindi, anche se non è della nostra tradizione monastica di venire ad incontri di questo genere, ma anche se sono belli e sono importanti da un punto di vista culturale, è giusto che noi veniamo e plaudiamo al fatto che si voglia partecipare, si voglia unire questa vallata nella riscoprendo il santo suo più noto, ma che è storicamente il patrono di Stilo dall'antichità, e che è giusto che sia compreso per tutta la vallata, ecco, direi come un punto d'incontro dallo Ionio verso la montagna, da San Giovanni Terestis a San Brunone di Colonia.
Allora, sindaco, metta le mani così, metta le mani così. Guarda, eccolo, eccolo qua. Giochiamo un po'. Franco Valenti, il sindaco di Pazzano. Beh, mi piace scherzare, è una serata meravigliosa, complimenti. Grazie, dopo ieri sera che abbiamo fatto la parte culturale, oggi facciamo la parte ludica, cioè dove la gente veramente si diverte. Questo è quello che vogliono la gente, non vogliono, sì, il convegno va bene, però giustamente questa è la parte più interessante che c'è nel, diciamo, per la popolazione, per la comunità di Pazzano. Noi cerchiamo di migliorare anno per anno. L'anno scorso abbiamo iniziato con Rivivi Borgo, adesso stiamo facendo questa di quest'anno su delle tematiche. Quest'anno del grano, sperando che il prossimo anno faremo quella di quella che il nostro paese i minatori, bravissimo, ha detto una cosa giusta, quella sui minatori, facendo costruire una storia sui minatori è molto interessante. La costruiamo perché la piazza quando è stata rifatta questa piazza qua, è stata rifatta proprio con, se le vede, ci sono i binari dei vari, diciamo, carrelli che utilizzavano nelle miniere, e quindi è stata fatta per questo tipo, perché Pazzano rappresenta la città del ferro, il paese. Già attingere l'acqua alla fontana del minatore è già un colpo d'occhio straordinario e storico. Benissimo, sì, quella. Anche per la bontà dell'acqua, dobbiamo dire che è buona, acqua sì. Minerale, vera. Sì, quella è vera. E libera soprattutto. Sorge, praticamente quest'acqua qua sorge direttamente dalla. Se le va dietro diciamo la fontana dei minatori, c'è la sorgente dell'acqua. E si vede proprio come l'acqua esce dalla roccia e va poi, si incanala direttamente sulla fontana. Questo è anche un vanto, ma noi vogliamo pure rappresentare nel nostro paese, qua specialmente in questa piazza, fare riproduzione storica delle case, come vivevano i minatori, come si comportavano, cosa facevano. È rimasto ancora qualcosa dal punto di vista urbanistico e strutturale delle case dei minatori? Sì, sono rimaste alcune cose e noi vogliamo scoprire cosa mangiavano. E quindi vogliamo prima fare un convegno e poi fare la parte ludica, diciamo. La parte culinaria c'è sempre. È quella per forza. A pancia vuota da qui non te ne vai. Non te ne vai, benissimo. Allora, io rilascio nelle mani di Ugo Franco e adesso mi riprendo il mio spaventapassere, perché divento io spaventapassere. Grazie. Ecco, già abbiamo anticipato quello che avevamo detto prima con lei, sindaco, cioè mantenere questa location per l'anno prossimo, visto che è tematica, e sfruttare quello che veramente è stata Pazzano. Cioè questa piazza è stata inaugurata 3 anni fa, ecco, rappresenta proprio il tragitto dei minatori e quello che si faceva qui, e quindi l'anno prossimo si potrebbe fare veramente come quest'anno era il tema sul grano ecco, sì. L'anno prossimo mettere dei figuranti pazzanesi proprio, vestiti da minatori, da lavoratori proprio che entravano nelle miniere, e quindi fare questa novità, perché Pazzano, io lo dico sempre, è la cittadina del ferro. Eh sì, noi per questo, noi vogliamo sfruttare le nostre radici, come dicevo ieri sera, le radici sono le cose essenziali della nostra vita, quindi se uno inizia, e chi prima di noi ha fatto il percorso, la strada, ha tracciato la strada, e noi dobbiamo seguire il solco di quello che hanno tracciato i nostri, quindi questo benvengo, perché il prossimo anno noi dobbiamo fare questo tipo di novità rispetto a quest'anno, però migliorare anno per anno e fare le nostre cose, non inventarci delle cose che non sono del nostro territorio. Noi dobbiamo fare quello che ci offre e ci ha offerto il nostro territorio, quindi quello che dice lei con i raffiguranti, mettere gente di Pazzano, ricostruire in toto in questa piazza quello che effettivamente si faceva nel lavoro delle miniere, e far girare la gente per questo tipo di percorso. Non solo, perché si possono coinvolgere anche Bivongi e Stilo, che anche sì. Loro hanno la tradizione. Io parlo sempre di vallata, perché la vallata è quella che da soli non si va da nessun parte, come dicevo ieri sera, l'individualismo non serve, serve la parte essenziale è essere in forma associata, in forma collettiva. Se facciamo questo, allora noi possiamo andare avanti, se no rimarremo ai tempi. Grazie sindaco. Grazie a voi. Grazie. Pino, andiamo. Non lo farò andare via, perché devo fargli lanciare l'appello, perché è orario di cena, il posto c'è, la fila anche già, e quindi siamo a Pazzano.
Quindi venite a Pazzano e mangiate la pasta di casa del mettitore, sì, quella che facevano una volta nelle nostre diciamo case. Con la salsiccia e le olive verdi. E le olive verdi. Sotto sale. Sì, sotto sale. Mi sono preparato. È molto preparato lei. Grazie. Allora, prima di andare all'assaggio, perché è la parte finale, dobbiamo lanciare un'altra intervista, perché non abbiamo ancora nominato l'associazione Utopia, che ha collaborato fattivamente con la Proloco di Pazzano, e abbiamo intervistato Anna Maria Valenti, appunto appartenente all'associazione Utopia, che ci ha raccontato il convegno di ieri sera, ma anche qualche spunto per la serata di stasera e qualche riflessione, e d'obbligo farla subito dopo. A voi regia. Il nome dovrebbe essere già un programma, perché Utopia è il nome di un'associazione. Cosa vi proponete di fare? Utopia. Vorremmo fare quello che di solito non si fa. Ci stiamo cimentando in attività culturali, abbiamo intenzione di fare del teatro, abbiamo già dato in questo senso, perché nel mese di dicembre abbiamo fatto il presepe vivente, ha visto una partecipazione di pubblico molto estesa, e in seguito a Pasqua ci siamo cimentati con il teatro di parola, con un'opera in chiesa, e adesso abbiamo colto l'opportunità che ci è stata donata a partecipare a questa manifestazione sul Grano e su San Giovanni il Mietitore. Ci avete sposato in progetto in pieno, praticamente. In pieno perché intanto ci è piaciuto il tema che abbiamo creato insieme, abbiamo fatto venire fuori insieme, perché si studiava qualcosa che potesse interessare l'intera vallata, e questo era il filo conduttore per tutti, il Grano e di conseguenza il Santo Mietitore, che è il San Giovanni Teristis. Eccoci tornati in diretta, una bella visione, devo dirla. Abbiamo incontrato Anastasia. Da dove vieni, Anastasia? Ho origini ucraine, ma vivo a Milano. È tanto che sei qua, parli perfettamente l'italiano. Sì, da quando ero piccola. Quindi quanti anni è che sei in Italia? Da quando avevo 5 anni, quindi 19. Complimenti. Come mai a Pazzano? Il mio ragazzo. Ah, è di Pazzano. Esatto. Calabrese sarà un po' geloso, o no? Poco. Senti, hai assaggiato la pasta? Sì, buonissima. Ma sei abituata a questi sapori? No. Al piccante no? No, ma mi sto abituando. Cos'è meglio, maccheroni o borscht? Borscht. Io dico meglio maccheroni, poi ognuno. Però avete un piatto buono che si chiama Schaslik. Esattamente. Vero, molto buono. Sì. Beh, adesso andiamo noi ad assaggiare, e questa volta veramente. Grazie Anastasia. Grazie. Da Svidania. Andiamo all'assaggio, come promesso, ed è il momento di chiusura pure. Ugo, vieni con me, Ugo, perché dobbiamo chiuderla, e andiamo proprio al punto della pasta, dove dovremmo assaggiare questo ben di Dio che ci stanno raccontando gli altri. Vedete quanta gente già è arrivata qui a Pazzano, piano piano si è riempito il viale, che dove si trasforma tutto, dal grano diventa farina, poi pane, poi pasta, insomma. Ah no, ci sono i dolci che non siamo andati, e dobbiamo andare prima della pasta. Io non ti vorrei portare perché andiamo, sei un goloso, quindi io sono male. Goloso, però insomma, se ci fanno assaggiare il dolce prima della pasta fa male, Ugo? Sembra no, assolutamente. A te non fa male nulla. È vero. Perché prima per il gelato. dovrei come dire, fare i dovuti scongiuri. Buonasera, siamo in diretta TV. In diretta su Telemia, canale 76. Allora, vedo qualcosa di familiare. Allora, vengo di là, scusate un attimo. Mi metto in mezzo a queste belle ragazze. Pasticcere? Sì. La pasticcera al momento non c'è, però sì, abbiamo un laboratorio artigianale a Pazzano. Ah, proprio a Pazzano? Ma questi sono prodotti di Pazzano, perché certo. No, la glassa no. La glassa è più gioiosano, sbaglio. Sì, però questi sono i tipici bucconotti. Questi qua. Questi e questi. Bucconotti. Sì. Bucconotti. Bucconotti qui. Abbivungi bucconotti. Oppure sospiri. Oppure sospiri in italiano. E sì. Quando si mangia, è vero che si deve prima sospirare? È vero. E poi mandarlo giù. Una goduria. È vero. Allora, io devo fare l'assaggio. Prego. E lo devo fare in diretta. Certo. Quindi, scelgo crema bianca.
senza glassa, perché poi ingrasso del tutto. Quindi lo dividiamo. Esatto, dividiamo quella crema bianca perché, dalla crema al cioccolato, perché voi lo fate misto con tutti e due i sapori. È crema pasticcera, vero? Sì, certo. Ma il ciliegio può fare a meno, va bene lo stesso, io faccio questo sacrificio, che devo fare? Ma poi la pasta mi fa male dopo il dolce? Non credo, no. Non fa male la pasta, Ugo, che dici? Non fa male. Allora, Ugo, fai il tuo dovere. Io faccio il sospiro e lo mangio, lo assaggio. Tu intanto parla d'altro. Oh, dico, questo signore si lamenta, no? Dice, prima ha mangiato il gelato, poi ha assaggiato le zeppole, poi ha mangiato, mo è arrivato al dolce, mo ritorna alla pasta, quindi che dobbiamo fare? La pasta tutta è terribile. Pino Carella, com'è? Ma, e fai un sospiro. Allora, da ex gelataio, quindi mezzo pasticcere, diciamolo pure, mi conoscono anche per questo sul web, devo dire che la crema è divina. E anche l'impasto del pan di Spagna è straordinario, complimenti, davvero buono. A queste simpatiche ragazze possiamo dire la crema come va fatta? Con uova, latte, certo, ovvio, e amido di mais, zucchero, basta. E basta. La glassa? E la glassa, zucchero, anche un pochino di buccio di limone forse ogni tanto, grattugiata, sì, nella crema. Scusa Pino, ma sei pasticcere, fai parlare loro. Mezzo pasticcere. Ma io non so, io aiuto e basta, quindi sì e, zucchero, facciamo scegliere prettamente lo zucchero e... con l'acqua. Sì, e non so altro, sì. Allora lo spieghiamo veloce. Zucchero, acqua, va fatto girare, esatto, piano piano, farlo diventare e diventa glassa. Magicamente glassa e si mette sopra. Quando si raffredda, Ugo, assume quel colore. Guarda, ti faccio un regalo prima di chiudere, ti faccio assaggiare la pasta a te. Sì, andiamo a mangiare la pasta. Grazie, buona serata, complimenti per il dolce. Signora, lei l'ha mangiato? Sì. Cosa? Il sospiro. Sospiro pure? Boccanotto. Boccanotto. La pasta non l'ha mangiata? No. Aveva cenato a casa, allora è venuta già. No, meglio il dolce. Ha preferito il dolce. Ci siamo mangiati le zeppole. Allora dice bugie, signore. Ha mangiato le zeppole prima. Poco, ne ha mangiato. Meno male che i mariti sono la voce della verità. se non ci fossero i mariti. Andiamo a chiuderla. Andiamo alla pasta. Teresa, dove sei? Dobbiamo assaggiare. Adesso dovete aspettare. No, non possiamo aspettare, che siamo in chiusura. Siamo in chiusura, quello che c'è. Tanto l'assaggiatore sarà Ugo. Ma Teresa, io ho mangiato adesso un boccanotto. Dopo il boccanotto posso assaggiare la pasta. Ma mi fa male, dici? No, assolutamente. Allora faccio questo, guarda, è il quadretto finale di questa straordinaria serata che abbiamo raccontato in diretta TV, sia su tutta la regione Calabria, in streaming per tutto il mondo. Ti lascio il microfono per salutare, mentre tu saluti io gusto. Va bene, prego. Allora saluto tutti quelli che ci stanno seguendo su Telemia, saluto tutta la popolazione qua di Pazzano e dintorni, che è arrivata numerosa questa sera nella piazza di Pazzano ad assistere a questa meravigliosa festa del grano. Diamo l'appuntamento all'anno prossimo, quindi buon divertimento e buon pranzo. Buona cena. E buona cena, certo. Era emozionata Teresa, complimenti, la pasta era divina. Grazie amici telespettatori, vieni Ugo, che chiudiamo, salutiamo. La Presidente. Con la Presidente della Prologo. Al centro. Complimenti per quello che siete riusciti a realizzare. Dobbiamo anche citare e ricordare anche Mario Fiorenzo, cioè, che Mario ha dato Fiorenza, l'anima pure lui, con la moglie. Il cortometraggio è stato fatto appunto, ma tutto lui, un pochettino. Gli spettatori l'hanno già visto. La cosa bella è quando si collabora che si riesce, certo, a realizzare qualcosa. Qualcosa, certo. Grazie a tutti per essere stati con noi. Vi lasciamo con la programmazione di prima serata. È estate, se rimani su Telemia. Tra poco ci sarà Barletta. A tutti buonasera. Buonasera.
La Proloco di Pazzano, l'associazione Ricomincio da me e l'associazione Utopia presentano Festa del Grano, dal grano al pane, giovedì 1 agosto, convegno e proiezione del cortometraggio su San Giovanni Terestis, venerdì 2 agosto, Festa del Grano, tradizione e spiritualità, degustazione di prodotti tipici della tradizione rurale e musica etnofolk, 1 e 2 agosto, tutti a Pazzano per la Festa del Grano.